Siamo qui alla Borsa del Turismo come ogni anno. Non poteva non esserci una regione come Calabria con un'offerta turistica molto forte, con una presenza di 75 imprenditori turistici calabresi. Sono qua, basta colpo d'occhio guardare i desk degli albergatori che abbiamo preparato, che si stanno già confrontando con i buyer che vengono da 105 paesi, un'agenda molto fitta di appuntamenti. Abbiamo anche agenzie di viaggio calabresi, società di incoming, B&B, agroturismi. Credo che ci sia tutta l'offerta turistica calabrese. Abbiamo uno stand, un open space molto luminosa, aperta. Abbiamo messo delle immagini un po' rappresentative di tutta la Calabria, dal mare alla montagna, i parchi. E poi abbiamo concentrato tutta la parte istituzionale che fa turismo in Calabria in questo nostro padiglione. Abbiamo le 5 province calabresi, abbiamo i 3 parchi con la Federparchi e abbiamo il sistema aeroportuale calabrese. Siamo tutti assieme per dimostrare che c'è una unica offerta turistica calabrese e poi la capacità degli imprenditori a vendere. La presenza oggi del nostro presidente, che presenterà alle 15 nella sala qui del nostro stand quali sono stati i risultati della stagione appena finita, quella 2015, quali sono le prospettive del 2016, i programmi, qualche accenno alla nuova programmazione 14-20. Credo che siamo partiti per dare fiducia soprattutto agli operatori che sono qua e che investono molto per aumentare il loro prodotto turistico e la loro capacità di vendere una regione come la nostra in un territorio che sta diventando sempre più interessante e competitivo rispetto nell'area mediterranea. Ha parlato di prospettive, quali sono le prospettive, le iniziative, le idee nuove che propone la Calabria? Intanto le idee ci devono venire dal territorio, perché noi creiamo opportunità, creiamo comunicazione, valorizziamo i territori, facciamo bandi, avvisi per ridimornezzare molto la struttura ricettiva, creare sistemi di ospitalità diffusa. Poi gli albergatori devono saper vendere tutto questo ed essere competitivi rispetto, come dicevo prima, rispetto ad altri territori che offrono prezzi molto più bassi. Il 2015 ci hanno lavorato bene, il 2016 ci sono prospettive ancora più interessanti sia sul mercato interno sia su quello internazionale, perché già ci sono contratti molto interessanti da parte di compagnie aeree sull'aeroporto di Lamezia Terme. C'è un aumento della charteristica, quindi proprio quella turistica specializzata, molto interessante, a due cifre. Il pomeriggio il Presidente lo annuncerà, i dati che ci ha già mandato non solo l'aeroporto di Lamezia Terme ma l'ENAC, quella che rilascia gli slot, le autorizzazioni ad atterrare. Quindi significa che c'è un'attenzione verso l'offerta turistica calabrese molto forte da parte degli operatori internazionali. E qui il desk c'è, da un lato c'è l'operatore calabrese, dall'altro c'è l'operatore straniero. Poi le agenzie di viaggio faranno il resto per l'offerta, per i servizi che possono offrire. Abbiamo creato una BIT, all'interno della BIT, un sistema di turismo che va non solo dall'arrivo all'accoglienza, alla ospitalità e anche alla ripartenza. E poi anche c'è un desk all'aeroporto di Lamezia Terme creato dalla SAGAL e finanziata da noi, dove intervisteranno anche i turisti per vedere qual è stato il grado di ospitalità che hanno avuto, se sono soddisfatti o meno e quali sono le criticità che poi nella stagione 2016-2017 dobbiamo rettificare. Grazie mille. Grazie.